e che invece poi alla fine si facevano influenzare molto dalle madri, dalle figlie, dalle sorelle e anche dalle amanti. Per cui c'è appunto è caduto questo velo, l'ha fatto Miriam Bloch in questo libro perché finalmente si legge un Kierkegaard che è un uomo, si legge un Karl Marx che è un uomo. E per cui c'è finalmente questa, diciamo così, caduta in maniera però, come dire, positiva nella realtà di questi uomini che poi alla fine hanno pensato cose grandi. Volevo chiederti un episodio preciso di questo libro raccontato, tu riesci a ricordarlo? Sì, ce ne sono veramente tantissimi. A me, a parte le cose appunto di dolore, eccetera, che pensavo leggendo, il mondo è sempre lo stesso, il confronto dell'uomo appunto con il dolore è assolutamente sempre lo stesso e le ricerche che abbiamo per metabolizzarle sono le stesse. Però mi ha colpito molto quando si parla di mogli. Vabbè, a parte le scenette appunto tra Socrate e Xantippe che potrebbero essere riproposte nelle nostre case ai giorni nostri assolutamente uguali, e paragonando l'uomo a un animale, diciamo, alla bestia filosofica, e arriva a dire, in fondo, così come una bestia, tenta di tenere lontano tutto quello che potrebbe sminuire l'optimum delle sue capacità e istintivamente al suo pensiero, e agisce in maniera tale da non sposarsi e da eventualmente avere delle storie, perché tra l'altro Nietzsche ha avuto delle storie amorose intensissime e che sicuramente non solo hanno impregnato il suo pensiero, ma hanno anche condizionato. Dall'altra parte invece ci sono quei filosofi che dicevano in fondo avere un impiego, una donna, è il massimo che ci possa essere e sono tranquillo, per cui tutto quello che praticamente è all'esterno viene filtrato attraverso la donna. Oggi invece di scrivere il capitale dobbiamo pensare a farsi il capitale, perché era contraddizione a queste scelte diciamo, filosofiche, anche se lavorare in maniera più diciamo, produttiva. E così Non si poteva immaginare che Carlo Marx, seppure giovane, con giacca e cravatta, che andava all'università a sentirsi delle sogni invece di ubriacarsi e litigare con tutti perché avrebbe dovuto inventare la rivoluzione. Molto difficile la cosa. Due bellissimi figli che nascevano mentre uno nel teatro tornava sicuramente, ce ne mancava da 10 mesi, non sarebbero stati in grado di esprimere questi loro pensieri, di portarli avanti, di perfezionarli, se dietro di loro non avessero avuto non solo le grandi tensioni appunto di spirito, religiose, perché dimentichiamo ci sono tanti filosofi, soprattutto nel periodo Medioevo, 600, che poi finiscono una vita relazioni, pensieri, diciamo, delle persone normali, è perché quelle persone, quelle esperienze le viveva, le conosceva ed era in grado poi, grazie al suo ovviamente intelligenza, al suo pensiero, ai suoi studi, riportarli a sintesi nell'assoluto. Ovviamente questa capacità di sintesi era partecipe, protagonista, queste donne di queste scelte, così come ci sono stati filosofi tipo Maritain che hanno fare a sposare un'altra religione, a convertirsi al cattolicesimo e quindi a condizionare il proprio pensiero. Ecco, tutto questo non sarebbe possibile. Ci sono altri fatti, come per esempio quello di Nietzsche con Salomè, appunto parlava Simone di Ménage à trois, niente, c'era questo rapporto strano con questa donna che comunque lo ha condizionato molto e che probabilmente ne sapeva quanto lui, se non più di lui. Tant'è vero che le lettere di Salomè a Nietzsche sono, diciamo così, ancora più, come dire, importanti che non nello stesso pensiero di Nietzsche, perché riescono a spiegare meglio ancora di Nietzsche stesso quello che voleva dire. Per cui, insomma,
Poi affronteremo questo discorso, perché allora le donne non sono entrate nei libri di filosofia al posto degli uomini? Questa poi è una domanda che ci dirà l'autrice. Intanto noi sentiamo Monsignor Rimedio su questo libro di cui ha fatto la prefazione, che conosce molto bene. Prego. Pure femminili che lei traccia, non magari in tutte queste figure, ma in alcune ci sono rilievi filosofici interessanti. Ora, dedicarsi alla filosofia non è da poco, perché è dedicarsi al pensiero. Anche se oggi come oggi c'è poco spazio per le riflessioni, tanto che io, parlando del nuovo umanesimo, in un libro stampato da poco, pensai di dire che si dovrebbe tornare a pensare, perché nel pensiero si trova la luce, come l'hanno trovato i filosofi, hanno trovato la luce che ha guidato il loro cammino. Dio mio, c'è luce e luce, no? C'è quella luce razionale che soddisfa, e i filosofi soprattutto si sono fermati dentro questo cono di luce razionale, mentre altri filosofi sono andati oltre, perché c'è un umanesimo orizzontale e c'è un umanesimo verticale aperto alla trascendenza, quello che anche si ispira alla fede in fondo, che non è neppure estraneo alla filosofia, perché come questo di mettere a contatto la ragione con la fede e la fede con la ragione, perché è un loro compito di integrazione in un certo senso. Detto questo, oggi come oggi la filosofia pare che torni al realismo, alla realtà, che si interessi della realtà. Interessarsi della realtà è un buon compito che svolge. A proposito delle figure del libro, ecco, è completo, diciamo, nella trattazione, ecco, di figure di madri, eccetera, figlie, mogli, sorelle, amanti, eccetera, sì. E c'è un'accentuazione particolare verso le mamme, sempre la mamma, ecco, di aberrazione umana, il santo, il filosofo, il teologo, il genio del cristianesimo, il genio più alto del cristianesimo. E quindi si è trovato nella situazione di potersi esprimere come si è espresso, ecco, con la filosofia, con la teologia. Solo Trinità scrisse 12 libri, e su altro, come ha difeso la Chiesa contro gli eretici del tempo, e come ha potuto pure, ecco, vivere una vita santa, monastica, che ha, da Miriam, come riportato, diciamo, il momento in cui Monica stava per morire, era già morta, anzi, e lui che cosa fa, Agostino? Le chiude